Buongiorno a tutti, benvenuti a una edizione molto particolare delle iniziative per la giornata della memoria. Quest'anno, come saprete, a causa delle restrizioni per il contenimento del Covid, non è stato possibile organizzare i tradizionali incontri de viso all'interno degli spazi dell'assessorato alla cultura. Abbiamo quindi ipotizzato una serie di iniziative realizzate in parte in collaborazione con le associazioni del territorio, che ringrazio per l'impegno e la volontà dimostrata, in parte iniziative organizzate direttamente dall'assessorato alla cultura, che si svolgeranno tutte con modalità interattive. È una novità e anche un nuovo modo di pensare e proporre parte delle iniziative istituzionali. È appunto una grande prova generale anche per costruire iniziative virtuali per il futuro. Quest'anno abbiamo, in collaborazione con il professor Andrea Bienati, che ringrazio per la sua presenza, pensato di rivisitare in chiave più interattiva la mostra che avevamo già organizzato per lo scorso anno, Riesistere all'ombra del camino. Una serie di storie, di racconti di vita vissuta all'interno dei lager durante il periodo terribile delle persecuzioni della Shoah, che ci fa riflettere su come tra le pagine più buie della nostra storia moderna, molto cariche di terrore, di tristezza, di dolore, in realtà ci siano anche tantissimi esempi di storie positive, tantissimi esempi di resistenza e resilienza, il più delle volte portati avanti da giovani uomini e giovani donne che erano genitori, padri di famiglia, mamme, compagni di vita, fratelli, sorelle, che nonostante il difficilissimo periodo all'interno del quale si sono trovati a vivere, hanno cercato di non perdere la loro umanità, il loro lato più empatico e con grande coraggio hanno provato a resistere a un contesto che prevedeva, diciamo, l'annichilimento totale della persona umana, con tutta una serie di azioni positive che hanno contribuito sicuramente a salvare tantissime vite umane, ma anche a lasciarci, come dire, un insegnamento profondo dal quale soprattutto le nuove generazioni dovrebbero, trarre esempio e, custodire gelosamente, che è quello appunto di comprendere che purtroppo non possiamo, prevedere tutti gli eventi che accadranno nella nostra vita e che tanti di questi eventi possono essere profondamente drammatici, come per esempio i conflitti mondiali che sono poi decisi da una piccola parte della società ma che ricadono sulla gran parte della popolazione civile. Però quello che noi possiamo fare è resistere, opporci con azioni concrete, con i nostri comportamenti, senza perdere quel senso di umanità e di appartenenza alla nostra comunità che da sempre caratterizza l'umanità intera. Quindi io vi ringrazio, vi auguro buon viaggio all'interno di questo percorso interattivo, ringrazio ancora una volta tutte le associazioni, il professor Bienati, tutte le realtà che hanno contribuito ad allestire il palinsesto di quest'anno e un ringraziamento particolare va anche all'Ufficio Cultura che lavora incessantemente anche in questo periodo con parecchie difficoltà legate alle restrizioni per il Covid, alla necessità di lavorare in smart working, quindi diventa tutto molto più complesso, però nonostante questo riusciamo a garantire un servizio alla cittadinanza grazie proprio all'impegno delle persone che lavorano quotidianamente con noi. Grazie a tutti. Benvenuti a una mostra intitolata Riesistere all'ombra del camino, storie di resistenza nei lager di Auschwitz 1 e 2, a cura di Andrea Bienati e Silvia Turenne. Anzitutto questo R che mette tra parentesi i esistere, in quanto resistere all'interno dei lager significava tornare a esistere come persone. Quante azioni che noi diamo per scontate nella nostra quotidianità erano negate alle persone che venivano inviate dai nazionalsocialisti e dai loro alleati nei lager. L'universo creato dai nazionalsocialisti e dai loro alleati prevedeva 42.500 luoghi di detenzione, la metà dei quali erano lager che venivano suddivisi per finalità. Auschwitz 1 è un campo di concentramento, Auschwitz 2 è un campo di sterminio, Auschwitz 3 un campo di lavoro coatto. Fanno parte della regione concentrazionaria di
di Auschwitz. E la cosa interessante è che la parola Lager in tedesco significa letteralmente magazzino. Era quindi normale per l'SS ridurre l'uomo ad un oggetto da immagazzinare e quindi trattarlo come uno Stück, un oggetto, e privarlo di nome, cognome, dargli solo un numero, una sequenza alfanumerica che lo rendesse rendicontabile nella contabilità della vita e della morte. Meri oggetti, e allora resistere era riesistere come persone. Questa mostra parla di alcune delle attività di resistenza, riesistenza all'interno dell'universo concentrazionario di Auschwitz. E una delle forme di resistenza o riesistenza, tornare a vivere come persone, era quella di creare dei gruppi di resistenza politica. Allora, provate a pensare a una delle storie maggiormente note, che è quella di Witold Pilecki, cioè l'ufficiale dell'esercito polacco che si fece deportare ad Auschwitz I, lo Stammlager, il luogo, il lager per i deportati politici, per poter organizzare dei nuclei di resistenza all'interno del campo. Questi nuclei di resistenza, più che nuclei per atti di ribellione violenta, erano nuclei che servivano a rincuorare coloro i quali erano maggiormente schiacciati dalla vita opprimente del lager e della sua robotizzazione. Erano nuclei che dovevano rendicontare all'esterno quello che i nazisti cercavano di celare, cioè la realtà del lager di Auschwitz. Erano coloro i quali addirittura iniziavano a creare dei piccoli gruppi di resistenza politica, dove anche il parlare della politica e di nuovi progetti per una Polonia libera, siamo nel 40, immaginatevi quando finirà, 1945, fosse tenere l'uomo al centro, ok, anche di questo universo del male. Resistere nonostante tutto. La storia di Pilecki poi è una storia molto particolare. Lui, patriota polacco e dell'umanità, che si fece deportare, organizzò la resistenza, venne fatto evadere dal campo, combatté contro gli occupanti nazisti, verrà poi condannato a morte, a guerra finita, da uno dei tribunali creati dai conniventi dell'Armata Rossa che gestiva, occupandola e indirizzando nel futuro, la Polonia liberata dai nazisti. Un'altra forma di resistenza molto particolare e che riguarda l'universo concentrazionario di Auschwitz, che sembra molto strana, è quella data dall'arte, riesistere con l'arte. Un luogo dove si sviluppa una particolare forma di resistenza è l'Lagermuseum presente solo ad Auschwitz. Il comandante Oesch l'aveva organizzato per stoccare i beni più importanti che venivano sottratti ai deportati. Ricordatevi, il deportato politico portava con sé solo quello che aveva, era preso nei rastrellamenti, ma quando cominceranno ad arrivare anche deportati per motivi razzisti, ebrei, rom e sinti, costoro potevano portare con sé, nella finzione creata dai nazisti, un piccolo bagaglio con dentro dei beni. I più preziosi venivano o rispediti nel Reich o tenuti in questo Lager Museum. Ma all'interno del Lager Museum venne creato anche un Lager Commando Museum, nel quale il deportato politico Targosz Franciszek fu il capo. Allora, in questo Lager Commando Museum operavano i deportati che erano stati selezionati perché artisti prima di essere deportati, ok, e che venivano destinati a lavori artistici per l'SS, ma, come vedremo, divenne anche un luogo dove, essendo lontana la fatica fisica, i deportati cercavano di inserire anche quei deportati che erano più vicini a diventare musulmanere, quindi a morire di nebbia, e cercavano di sottrarli a lavori molto più pesanti. Sarà un luogo molto importante per la storia di cui parleremo. Certo, si resisteva anche con la fede, e quando si parla dell'universo concentrazionario di Auschwitz, la figura di San Massimiliano Kolbe,
che continuò a manifestare il proprio credo e la propria fedeltà alla religione cristiana cattolica da deportato, lui grande comunicatore con i mezzi di comunicazione prima della guerra, grande comunicatore di fede con l'unico mezzo che aveva all'interno del lager, il proprio corpo. Sappiamo che si offrì in sostituzione di uno dei condannati a morte che dovevano morire all'interno della cella del blocco 11 come rappresaglia per una fuga, e comunicò questo gesto quando le SS gli dissero: perché ti vuoi sostituire? Dicendo: perché sono cristiano cattolico e sono un uomo di chiesa. Fu grandissimo lo scalpore. Chiaramente venne schernito dall'SS, ma quanta forza venne data nei deportati dello Stammlager di Auschwitz da questo esempio. Resistette all'interno di questa cella, guidando preghiere, guidando canti religiosi, fin tanto che non venne ucciso con un'iniezione letale di fenolo in zona miocardio. Ma proprio perché i deportati che giungevano nei lager, giungevano da tutti i territori occupati e da tutte le realtà occupate dalle forze dell'asse, la resistenza della fede era la resistenza delle fedi. Immaginatevi quei convogli che portavano ebrei provenienti da ogni parte di Europa, tra i quali c'erano magari anche più ortodossi, più ferventi, e che dopo la selezione che avevano subito a Birkenau, perché solo il 20% meritava di essere annotata come oggetto nel magazzino, l'80% doveva finire sterminato nelle camere a gas camuffate da docce. Immaginatevi che nelle file delle persone che andavano verso quelle che dovevano essere docce e che così venivano presentate, si levassero dei canti, si levassero delle preghiere. Era una forma di resistenza, e ci sono tante storie che raccontano di come queste preghiere, questi canti restassero anche nelle celle di svestizione di quelle che pensavano i nuovi arrivati sarebbero state le camere a gas. E quindi l'importanza di quel oggetto che voi vedete nella parte museale di Auschwitz, il tellet, ok? Quindi quello che è uno degli oggetti per la preghiera, ok? Nell'ebraismo, quello scialle da preghiera. E altre forme di resistenza, addirittura tra i deportati, all'interno dei blocchi, il pregare. Ricordatevi che all'interno del blocco, coloro i quali avevano superato la selezione, se ebrei, rom e sinti, o coloro i quali erano deportati politici, ecco, la forma di preghiera nel blocco era vietata dall'SS, era una forma di resistenza che avrebbe portato alla condanna a morte. Bellissimo il disegno di David Oller, fatto ex deportato nel 1945, che fa vedere come all'interno di un blocco vi fosse tutto il mondo, tutte le fedi, tutte le religioni, e tra coloro i quali pregano c'è anche chi controlla che non arrivi il capo di turno o l'SS, perché se fossero stati scoperti sarebbero stati uccisi. Una forma di resistenza, o una forma di resistenza molto peculiare, quella dei testimoni di Geova. Erano soprattutto tedeschi e austriaci, testimoni di Geova, che non potevano tollerare l'esistenza di una doppia fede, quella nella falsa religione nazionalsocialista e quella invece nella vera religione di Geova. E la cosa importante è che costoro cercarono anche all'interno dei luoghi di morte, anche all'interno dove non c'era più speranza, in questi luoghi tremendi, di fare proselitismo e di parlare di religione. Venivano il più delle volte, quando sorpresi, o condannati a morte o a pene fisiche molto molto severe. E allora ricordiamoci anche di loro quando visitiamo l'universo concentrazionario di Auschwitz-Birkenau. C'è una forma di riesistenza, tornare a esistere, che è fortissima e prorompente. Che cosa fa una persona? Una persona comunica, parla. Immaginatevi all'interno di un magazzino dove si è ridotti ad oggetto. Di cosa si poteva parlare? Di nulla, perché sennò erano punizioni. O peggio ancora, con chi si poteva parlare? Magari con nessuno, perché all'interno del tuo blocco, siccome c'erano persone che provenivano da tante realtà e da tante lingue differenti, come potevi cercare di interagire a un livello che fosse superiore a quello dei gesti? Nasce all'interno dei lager un fenomeno che ancora oggi è studiato, quello del Lager Esperanto o del Lager Sprache,
detto alla polacca, cioè un linguaggio universale nel quale i deportati potevano comunicare le emozioni, lo stato di paura, l'ansia, i propri bisogni, o ad esempio darsi anche dei piccoli avvertimenti davanti al pericolo rappresentato dall'SS. Vi faremo avere anche, se vorrete, dei PDF con alcune delle parole di questo Lager Esperanto, che permetteva agli uomini di comunicare, di tornare a esistere non più come Stücken e come numeri, ma come una storia da poter raccontare. Come avete visto, tutta questa è una resistenza che noi potremmo dire pacifica. Vi fu però anche una resistenza armata, una resistenza del combattimento. È interessante pensare che la resistenza diventa armata quando oramai si vede che non c'è più speranza, quando oramai si è arrivati al limite della sopportazione. E allora mi viene in mente quella storia che viene raccontata il 24 ottobre del 1943, quando all'interno del crematorium 2 una donna che era giunta da un altro lager e che stava per essere inviata nelle camere a gas non si fidava della finzione delle docce. Okay? Vedeva che c'era qualcosa che non andava e allora si avventa su un SS, prende la pistola, la estrae dalla fondina e cerca di ferire l'SS. Fu uno degli atti che vengono ricordati, ma era proprio davanti alla porta del nulla, cioè delle finte docce. Ma una forma di resistenza che va ricordata, e ricordare significa rimettere nel cuore, è la prima grande rivolta armata, che fu quella organizzata dalle madri Rom e Sinti. Siamo nella notte tra il 2 e il 3 agosto del 1944. Sono restate circa 2.900 persone all'interno di quel settore che è il B2E. Lo Zigeuner Familienlager, cioè un acquartieramento dove finiscono i Rom delle zone occupate dalle forze dell'asse e vengono inviati a Birkenau in attesa di essere i più forti utilizzati come manodopera concentrazionaria e gli altri in questa notte si decide cosa farne. Sono donne, bambini, anziani davanti all'SS e capo che dicono venite con noi nelle docce, loro che sono in un acquartieramento che è vicino al crematorium 2 e 3 e che da lontano vede le ciminiere del crematorium 4 e 5 dove arrivano persone, le docce, ma persone non escono, esce solo il fumo, cosa fanno? Si ribellano. È una notte tremenda, una notte dove donne con zoccoli, stoviglie, cercano di difendere i propri bambini. È una notte dove le urla delle donne si mischiano alla tratta dei cani, ai colpi inferti dalle mazze e ai colpi di pistola. È una notte nella quale morirono tutte coloro le quali facevano parte di questo blocco. Quando vi capita di andare a Birkenau, fermatevi davanti a quell'obelisco nero che è il monumento in memoria dei Rom e dei Sinti a Birkenau oggi. Famosissima anche perché diventerà una storia importante nei moti di resistenza armata del campo, è la rivolta del 7 ottobre del 1944. Ci mostra subito un fatto. Ci sono tre attori principali. I gruppi di resistenza che ad Auschwitz 1, ad Auschwitz 2 e ad Auschwitz 3 cercavano di organizzare qualcosa insieme, ma non trovavano un punto di contatto. Ci sono i membri dei Sonderkommando, cioè quei deportati ebrei che venivano selezionati all'arrivo per restare in vita, loro non lo sapevano, circa 3-6 mesi, e utilizzati come forza, come manodopera da parte dell'SS per occultare lo sterminio, cavando i denti, incenerendo i cadaveri, disperdendo le ceneri o anche partecipando solo con la loro presenza in un pigiama con la stella di Davide o come traduttori sulle banchine della selezione verso il campo di sterminio di Birkenau. Ecco, il 7 ottobre del 1944 c'è un terzo personaggio, che sono le donne che vi presero parte, ma andiamo a focalizzare. È un momento dove gli uomini dei Sonderkommando erano riusciti a nascondere delle armi e del materiale per creare del materiale esplosivo, per creare delle bombe con le quali avrebbero voluto far esplodere
le camere a gas e i forni crematori di Birkenau. E la cosa importante è proprio questa. Scoppiò questa rivolta, scoppiò in un momento particolare. Erano persone che sapevano che sarebbero morte, erano persone che ogni giorno avevano a che fare con la morte. Sono persone che scelsero di morire con le armi in pugno per bloccare il male. E portarono all'uccisione di tre SS, 12 SS vennero ferite, qualcuno di loro riuscì a scappare dal lager, tagliando una parte della recinzione, riuscirono a fare esplodere il crematorium 4 rendendolo inutilizzabile, danneggiarono un altro che però venne rabberciato, ma la cosa più importante è questa. 450 deportati che lavoravano nei Sonderkommando, i nazisti non usavano mai parole reali per parlare della realtà, letteralmente è comando speciale, vennero per rappresaglia uccise dalle SS. Tra costoro un ruolo fantastico l'ebbero delle donne. Vi racconterò una storia. Lei si chiama Rosa Robota, era membro del movimento scautistico socialista sionista della Shomer Hatzair, polacca, ebrea. Lei aveva partecipato alla resistenza clandestina all'interno del lager e della resistenza femminile. Lei lavorava in un comando come schiava, presso delle aziende esterne. E aveva dei contatti quindi con quella realtà che fece entrare a Birkenau tramite lei, Ala, Regina ed Esther, ok? Armi e materiale esplosivo. Collaborarono quindi, contribuirono alla rivolta, vennero prese dall'SS, qualcuno le denunciò, vennero torturate dall'SS, ma nessuno disse niente. Il 6 gennaio del 1945, in un'area esterna ad Auschwitz 1, venne impiccata Rosa Robota. Le SS lasciarono l'universo di Auschwitz-Birkenau il 25 gennaio. Ma resistere, tornare a esistere, significa anche voler raccontare quello che stai vedendo. E allora mi vengono in mente tutte quelle storie di quei piccoli foglietti che venivano trafugati all'esterno per poter raccontare, a qualcuno, sono ancora vivo, questo è quello che accade, piccole notizie, addirittura, modificando gli oggetti che entravano nel lager, una chiave piuttosto che, un rasoio. Sarà interessante quando visiterete il campo chiedere di vedere questi oggetti, piccoli manufatti di resistenza per documentare. E tra coloro i quali documentarono, non possiamo dire che il mondo non sapesse, noi abbiamo una giornalista esterna, lei si chiama Natalia Zarembina, che il dicembre del 1942 pubblica un piccolo libercolo dal titolo Obus Smierze, il campo della morte, dello sterminio. Era dedicato alle tre testimonianze che aveva raccolto di tre deportati politici che erano fuggiti da Auschwitz 1. Certo, è la storia di uno dei tre campi, non ancora dell'intera fabbrica dello sterminio, ma quello che raccontava era una storia dove le persone erano ridotte a numeri e a vita da mantenere come tale solo se utile per essere uccisa attraverso un lavoro schiavo, ottimizzata attraverso il lavoro schiavo. Un altro dei grandi report che parlarono della realtà del campo fu quello redatto dal resoconto di Rudolf Verba ed Alfred Wetzler, che riuscirono a scappare dal campo il 7 aprile del 1944, dal campo di Birkenau, utilizzando i cantieri di quel settore B3 che avrebbe dovuto curarne l'espansione. E sono due voci molto importanti, perché sono loro che parlano dei primi numeri che sembravano inimmaginabili, delle persone che vengono spedite a Birkenau perché colpevoli di esistere, ebrei, rom e sinti, e che lì trovano la morte. È la testimonianza sul Vernichtungslager, su Birkenau. E il mondo non li accorse bene. Inizialmente pensavano che si fossero inventati tutto, ma non lo pensavano i nazisti. Lo pensavano
tutti gli alleati ai quali loro cercarono di parlare, addirittura membri delle comunità ebraiche che dicevano: no, tu ci stai raccontando qualcosa che è talmente grande da essere inimmaginabile, impensabile e quindi falso. Rudolf Verba tornò poi a combattere contro i nazisti, uscito dal campo, avendo raccontato, e torna poi a combattere contro i nazisti. C'è un bellissimo dipinto che voi potreste vedere quando andrate a vedere il campo, che è di Mieczysław Kosiniak, che vi fa vedere il rogo di tutti i documenti fatto dai nazisti, al quale dovettero collaborare anche dei deportati, perché chiunque avesse trafugato dei documenti per testimoniare il male all'esterno sarebbe stato passibile di pena di morte. Talvolta, quando abbiamo visto che non bastano le parole, servono delle immagini, e vi furono anche immagini che uscirono da Birkenau, dalla realtà dello sterminio. È una storia particolare, siamo nell'agosto del 44, lui è un ebreo greco, è sempre stato chiamato Alex, riesce, trovando una macchina fotografica, a scattare delle fotografie che documentano fasi dello sterminio. Certo, ha paura, non vuole farsi vedere, e se fosse stato visto dall'SS sarebbe stato ucciso. C'è la connivenza di altri deportati e si crea una catena che riuscirà a portare i rullini scattati all'esterno del campo. E c'è un personaggio importantissimo, anche poi a guerra finita, nella creazione del museo del campo di concentramento nazionalsocialista tedesco aperto in Polonia ad Auschwitz, e lui era il deportato politico polacco Józef Cyrankiewicz, che coordina la messa in sicurezza di questi rullini con una lettera dicendo: urgente, invia il più velocemente possibile i due cilindretti in metallo che contengono la pellicola per un apparato fotografico 6x9. Vi stiamo inviando fotografie delle azioni di gasazione di Birkenau, una delle fornaci all'aria aperta dove sono bruciati i corpi, quando la capacità delle fornaci era insufficiente. La seconda fotografia mostra delle persone che si stanno spogliando nella foresta e stanno andando, supponendolo, a fare una doccia. In realtà loro se ne stanno andando nelle camere a gas. Sono le prove inconfutabili. Vi sono poi altre fotografie che non vennero scattate per denunciare un fatto, ma che servivano all'SS per documentare e rendicontare tutto. Facevano parte di un procedimento di immatricolazione dei nuovi arrivati che l'SS fecero partire dall'inizio della vita del Lager 1940 fino al 1943. Quando cominciano ad arrivare anche i convogli di coloro i quali saranno destinati all'universo di Birkenau, al campo di sterminio, e è troppa gente per poter continuare a fare questo. Vengono scattate delle fotografie ai nuovi arrivati, di fronte, di lato, con il cappello, per poter schedare le persone che diventavano numeri. Veniva indicato il lavoro, la professione, la data di entrata e abbiamo anche la data di morte per molti di loro. Queste fotografie oggi sono state dal museo messe apposte alle pareti di quei blocchi della parte museale, e sono quelle pareti che io chiamo la galleria degli sguardi. Accanto a uno sguardo c'è sempre una storia con pochissimi dati: nascita, luogo, lavoro, entrata, morta. Ok? La persona che viene fotografata. Queste fotografie dovevano essere tutte bruciate da parte dei nazisti, non doveva restare niente, ma il deportato polacco Wilhelm Brass, che era il fotografo usato dalle SS di Auschwitz, riuscì a salvare dei negativi, e sono oggi gli sguardi di chi ci racconta, non più documento ma persona, la propria storia all'interno di Auschwitz. È una mostra che, quando potrete visitare fisicamente, vi porterà tanto e tanto tempo. Cerco di riassumere attraverso cartoline di storie la storia che abbiamo voluto raccontare di Mala ed Eldek. Eldek, giovane, deportato, polacco, politico, studente, fa parte del primo convoglio che giunge ad Auschwitz il 14 giugno del 1940, e Mala Zimetbaum, ebrea, polacca, che si era rifugiata
dalla Polonia occupata dai nazisti in un'altra terra, e che da quell'altra terra verrà deportata a Birkenau. Lei parla molte lingue, quindi supera la prima selezione e viene usata come traduttrice. E i due si vedono a Birkenau, scatta la scintilla, l'incanto. Edek dice che è la donna più affascinante che abbia mai visto, parla tutte le lingue del mondo e ha i capelli. Certo, aveva i capelli lunghi perché doveva far parte di quelle persone che dovevano accogliere sulle banchine i convogli dei deportati ebrei nuovi arrivati, che dovevano credere nella finzione dell'invio verso le docce, okay? E che invece dovevano essere mandati mansueti per l'SS verso lo sterminio nelle camere a gas. I due si innamorano, organizzano una fuga che verrà raccontata in tantissime storie, una e in tantissimi libri. Uno è Annus Mundi di Janos Kleiar. E riescono ad uscire dal lager il 24 giugno del 1944, 2 settimane di amore, di passione, di vita, per poi essere presi, scoperti. Condivideranno la stessa storia, condivideranno la stessa fine, verranno mandati nel blocco 11, la prigione di Auschwitz 1, la prigione della prigione, strano. E ancora oggi i visitatori possono vedere delle tracce sui muri, delle iscrizioni con i nomi di Mala ed Eldek graffiati all'interno delle pareti o addirittura incisi in un cuore sulla porta di legno, M.E, e i loro numeri di matricola, piccoli atti di resistenza. Tutti e due vennero torturati, interrogati, e tutti e due vennero condannati a morte. La loro esecuzione doveva essere un monito per i deportati, divennero invece due altre forme di resistenza. Eldek, davanti alla forca e dell'impiccagione pubblica, morì facendo poco prima il saluto militare e intonando un inno patriottico polacco. Tutti gli astanti parteciparono a questa cerimonia intonando la canzone. Mala doveva essere impiccata in una zona particolare di Birkenau, ma poco prima dell'impiccagione si avventò contro l'SS e cominciò a colpirla. Chiaramente venne uccisa, ma poco prima di morire si scagliò con un gesto violento contro i propri aguzzini. C'è una parte della mostra, che è quella finale, che racconta di un modo stranissimo di resistere. Riesistere scrivendo fiabe. Immaginatevi di essere nell'estate del 1942, immaginatevi di essere un deportato politico polacco che ad un certo punto, mentre lavora sulla cernita dei beni che venivano tolte ai deportati ebrei giunti nell'universo concentrazionario di Auschwitz, si imbatta sulla banchina, ok, in un libro di storie, in una lingua che non conosce, ma lo affascina, anche perché pensa al bambino che ha dovuto abbandonarla, che sicuramente adesso non c'è più. E allora prende, si mette a trafugarlo, compiendo un atto di resistenza. Trafugare un bene dei deportati significava sottrarre un bene di proprietà del Terzo Reich. Lo porta all'interno del proprio blocco e tra di loro c'è un personaggio stranissimo. Si chiama Butch, è una sorta di poliglotta e da subito vede che questa lingua strana è il cecoslovacco. E allora 27 prigionieri vengono coinvolti in un'operazione stranissima, che è la copia di questo libretto affinché vengano riprodotti diversi esemplari che devono essere trascritti, inchiostrati, dipinti, il tutto senza farsi vedere dall'SS, all'interno dei singoli blocchi, con casi di connivenza che sono tacciabili come azioni di sabotaggio. E allora ecco che nasce la storia di un gruppo di libretti che vengono realizzati ad Auschwitz e vengono fatti uscire dal lager. Ci sono due storie che sono molto particolari e riguardano due deportati. Questi due deportati sono Henry Hulda e Bernard Schwierzina. E la cosa importante è proprio questa, è che tutti e due i libri uscirono dal campo. Quello di Henrik uscì assieme a questo padre che voleva consegnare il libretto al proprio figlio
che attraversa la bellezza di 5 lager per poterlo poi consegnare di persona. Quello di Sferzina? Quello di Sferzina riesce ad uscire dal campo nonostante il padre non riesca a salvarsi dal lager. Quello di Sferzina viene consegnato all'interno di un libro scavato, piccolissimo è, e viene consegnato al piccolo figlio di Sferzina da parte di un SS che arriva a casa Sferzina e dà al figlio, come gli aveva chiesto Sferzina per il proprio compleanno, un piccolo dono. E questo dono era un libro stranissimo. Il figlio poi avidamente lo apre e vi trova un piccolo libretto illustrato. La mamma glielo leggerà e gli spiegherà che è il dono del padre. Il padre, Sferzina, era un eroe. Aveva sostituito Vito Pileschi nella leadership della resistenza politica all'interno di Auschwitz I. Avevano organizzato anche per lui una fuga dal mondo esterno, ma non riuscirà a fuggire. Verrà ucciso all'interno del campo nell'ultima delle impiccagioni pubbliche nel dicembre del 1944. Sono due di una storia fatta di storie. Sono due che tornarono a esistere nell'universo del male ricordandosi di essere genitori. Anche questo era resistenza, o meglio, riesistenza, tornare a esistere.